Lungo l'intero arco costiero che bagna la Liguria giacciono numerosi relitti affondati nella Seconda Guerra Mondiale. Tra essi vi è il Bolzaneto, un piroscafo da carico requisito e trasformato in nave da guerra che si trova a 54 metri di profondità nel mare di fronte a Bonassola. La navigazione venne bruscamente interrotta alle 10.45 del 29 giugno 1943 dall'impatto dello scafo con una coppia di siluri lanciatagli contro dal sommergibile inglese Sportsman. La profondità oltre la quota sportiva raccomanda che l'esplorazione venga eseguita secondo gli standard delle immersioni tecniche. La visibilità è buona e riusciamo già a distinguere la macchia scura che si staglia nell'azzurro. La poderosa poppa e parte del suo armamento è quanto rimane di visitabile del relitto. Quello che attrae maggiormente la nostra attenzione è il cannone, di cui tanto avevamo sentito parlare. È sempre lì da quella sfortunata mattina, completo di culatta, scudo protettivo, manovelle e leve per brandeggiare e ottimizzare ogni tiro. La canna da 105 mm era stata montata per abbattere gli aerei. Notiamo che della coperta vi sono rimaste soltanto le strutture in ferro. Del piano di calpestio non vi è più alcuna traccia. Una nuova struttura metallica catalizza la nostra curiosità. Il suo basamento è composto da mezze lune, cavi e rinvii, come se dovessero imprimere la rotazione a qualche cosa. Il tutto ci fa supporre comandassero la pala del timone sottostante. Passando fuori bordo abbiamo una vista completa della poppa. L'elica è un modello a quattro pale. Abbiamo l'opportunità di sottolineare che il timone, contrariamente a come spesso accade, è completamente sollevato. Lungo la murata di sinistra si trova un brandello di rete che scende dalla balaustra. Poi una serie di oblò attraverso i quali si può osservare parte del ponte. Intorno a noi tantissime castagnole rosse. Ne siamo completamente avvolti.
Questo punto segna la fine del troncone di poppa e l'inizio di un'area informe e confusa, caratterizzata dalla presenza di rottami sparsi disordinatamente. Qui deve avere colpito la violenza dei siluri nemici, visto lo scempio che vi regna. Invocando la fiancata di dritta per raggiungere la poppa, attraversiamo un suggestivo corridoio, reso tale proprio dalla presenza di un intreccio di maglie andate perse. Creano un passaggio suggestivo per il sub, anche se un po' angusto. Siamo ancora una volta in prossimità del cannone. Prima di accingerci a risalire, desideriamo fermare nella nostra mente quanto rimane della nave. Facciamo così una panoramica su questa poppa resa affascinante quanto insolita per la posizione in cui si trova, ma anche e soprattutto per l'armamento che, come una gemma, ancora riesce gelosamente a conservare.